Buongiorno a tutti, belli e brutti. Io sto mangiando un Lohacker. Pippo è incerto se mangiare l'uva o il peperone, però preferibilmente l'uva, eh? Buongiorno. Bernice anche ha fatto già la pappona. La ciotola vuota. Buongiorno. Qua ci abbiamo Spider-Man. Fatti guardare. Come sono conciato, non avendo cappelli, non avendo niente. Adesso mi raso anch'io almeno. Non c'è più il problema che al mattino sono scombinato. Oggi giornata di. Cosa? Pippo. No, sono consumato. Buttale. Sì. Rifacimento letto oggi. Lavatrice. La cosa che piace a me. Diciamo che questi giorni, non avendo praticamente niente da fare, Pippo, levati, lo hacker non li puoi mangiare. Non avendo niente da fare mi faccio andare bene anche andare a fare la lavatrice, almeno passo il tempo. No, che devo ancora montare il pezzo del terminale mio. E poi cosa che devo fare? Ma in farmacia ci sei andata poi tu ieri con tua mamma? Bisogna andare a vedere per le cialde. Ah, è vero, le cialde del caffè? Vedi, ancora qualcosa è rimasto di residuo dall'ultimo video. Sì. Abbiamo fatto l'elenco, un po' di roba l'abbiamo fatta. E basta. E poi uscirà qualcosa. Intanto uscirà sicuramente qualcos'altro. Beh, la lavatrice non era. Ah, della moto l'avevi detto che devi cambiarli anche. La pompa del freno che arriva oggi. Poi speriamo basta perché posso più. Gli ho fatto la moto nuova, cioè. Sì. Vabbè, ci vediamo strada facendo, dai, ora ci resettiamo un po', ci sistemiamo e ci vediamo dopo. È arrivata la colazione dalla Dina. Ciao. Caffè e figassa. E figassa. Figassa, buona figassa. Buona figassa con caffè. Con caffè. Come si dice in Ligure? Figassa con caffè. Con caffè. Con caffè mi sembrava più spagnolo, non so perché. No. Buona colazione a tutti. Na 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 nina, oh, questo bimbo a chi lo do? Che sei sgorbutico. Ok, la suocera se n'è andata. Andava a lavorare, va degli appuntamenti. Io mi devo mettere dietro a montare. Uscarrego! Per la terza volta. Però a sto giro lo buco e lo rivetto, lo avvito, ce ne metto. Non lo so, perché il primo. L'ho perso, è volato via, il secondo anche, questo è il terzo. Perché ho provato a mettere solo la fascetta, però non tiene, boh. Secondo me non però la prima volta mi avvisava che ogni tot sentivo una vibrazione che si muoveva. Stringi, poi si vede che col calore si è spaccata la fascetta e è andato perso, si è caduto, si è distrutto, via. Il secondo direi che è successa la stessa cosa. Sì, il secondo si è staccato senza preavviso, senza niente, è caduto per terra, ci è passato sopra il camion e ha fatto la sottidetta. Andavo da un centro marmita a farmi fare una marmita più lunga da camion alta, spendevo meno, mi sa. E poi devo sistemare anche il cinesino, perché ieri sera non faceva freddo, però ho detto accendiamolo, visto che questa settimana danno ancora temperature miti, ma la prossima danno che si abbassano. Probabilmente non saremo più qua, ma visto l'orizzonte di dove andremo, quant'altro, cioè ormai la stagione calda è finita ovunque e si inizia a raffreddare ovunque. Sarebbe meglio provarlo prima di trovarsi nella situazione. E mi dà errore 8. Poi mi si è accesa la lampadina che era stato smontato il serbatoio per fare lavoro pompa e via dicendo. Non vorrei che sia successo qualcosa, quindi spero di non dover ritirare giù il serbatoio. Per fortuna non c'è tantissimo gasolio. Ma sì, abbiamo fatto l'altro giorno 100 euro. Ma eravamo a secco, quindi ce n'è mezzo. Un po' l'abbiamo già usata, non è che ce n'è più tanta, vabbè. Inizia a mettere prima il terminale e poi vediamo di risolvere questo problema qua anche del cinese. Pippo, cosa fai lassù? Tu lì non ci puoi stare. Cos'è che non capisci? Andiamo a montare lo scarico, va? Ora metto anche poi, taglio questo, ci metto una fascetta perché così non mi piace che penzola. Ora vedo come metterlo al meglio. Qual è la soluzione migliore per non perderlo di nuovo. Vamos. Eccolo qua. Ci ho messo due belle auto filettanti. Così non può scappare. Almeno non mi macchia più tutto il coso qua. Allora ci do un taglio a questo. E poi verifico il fatto del cinesino, come mai non ci arriva il gasolio. Tubicino tagliato, così non penzola più. E ora andiamo a verificare il motivo del cinesino. Lì abbiamo la pompetta e lì c'è il filtrino. Nel filtrino c'è gasolio, però mi va in blocco, come che non arriva gasolio. Ora voglio provare a vedere se staccando dall'arrivo del serbatoio tiro io con la bocca e mi arriva gasolio o meno. Quindi bagno di gasolio, pronti partenza, via. Il gasolio qua c'è. Magari non mi arriva.
Niente. Provo a soffiarci un po' di aria, ma la vedo grigia. Vediamo cosa si riesce a fare. Ok. Vado a prendere la pistoletta con l'aria. Vediamo, se abbiamo un po' di suerte che si sblocca. No. Porca miseria. Porca miseria. Ho scovato il problema. Quando hanno rimesso sul serbatoio, hanno strozzato il tubo del gasolio. Quindi ora praticamente il tubo del gasolio viene schiacciato qua sopra. Praticamente il tubetto del gasolio va qua, dietro, a questo longherone, che qua c'è il serbatoio. Il serbatoio è attaccato con queste staffe, una di qua e una di qua. E batte sul telaio qua. Loro l'hanno fatto passare in un punto dove ha strozzato il tubo, per quello quando io ci soffio l'aria o ci soffio dentro non riesco a entrare nel serbatoio. La prova più facile che devo fare è smollare un po' il serbatoio, abbassarlo e sperare che si sblocca il tubetto e farlo passare in un punto dove non rompe le scatole. Mettiamoci al lavoro. Niente, bisogna tirare giù il serbatoio, ma qua non lo faccio. Torno dal pompista e lo faccio là con loro con la fossa. Lì sotto non ci vuole di andarmi a sbragare di nuovo a tirare giù il serbatoio, in più c'è mezzo serbatoio di gasolio, quindi ho provato a allentare i bulloni, ma non si muove, quindi chissà che giro fa. Però meno male che l'ho controllato prima di partire, che siamo ancora qua. Andiamo. Si parte, andiamo dal meccanico. Prima vado a vedere se c'è un pacco da ritirare alla DHL, quello che aspettavamo già da tempo. Forse arriva. La tracciabilità ha fatto Germania-Verona, Verona-Genova, Genova-Porto Torres, Porto Torres-Olbia, Olbia-Genova, e in teoria dovrebbe arrivare a Savona. Non so perché ha fatto sti giri, però vabbè. Se ce l'avessero lì, così risparmiamo di farcelo consegnare magari tra altri 2-3 giorni, così lo possiamo prendere subito e via. Messa in moto e si parte. Oggi la giornata non è neanche delle migliori, mezzo offuscato, nuvolo. Vabbè, ma non ci interessano. Allora, il pacco, non ho la seconda parte di uno di... perché erano... era un pacco contenendo due pacchi. Solo che il primo è arrivato con DHL e il secondo l'hanno spedito con un altro corriere. Con DPD, che in teoria dovrebbe essere Bartolini. Io ho messo il codice, lo dà in transito, ma non è ancora in consegna. Quindi o non è ancora arrivato, è arrivato a Genova. Quindi o da Genova sta arrivando a Savona. Boh, vabbè. Tanto ora andiamo dal pompista per risolvere il fatto qua del cinesino. E così togliamo un'altra cosa dall'elenco e poi. E poi le cialde del caffè. Questa è la gente con cui ho a che fare. No come. No comment. E domani ci abbiamo l'appuntamento al pompista, perché doveva liberare la buca. A rincorrere il pacco, ragazzi. Sono andata alla Bartolini. È appena partito il furgone. Sarebbe stato in consegna dalle 12.30 alle 2.30 a casa dei miei suoceri. Non è il corriere, è il rincorriere. Ed è diventato dal corriere al rincorriere, perché è appena partito da qua. Mi hanno fatto piacere di chiamare l'autista ed è in piazza Valleggia. Quindi ora sono partito, sto andando in piazza Valleggia dal corriere a ritirare il pacco. Poi vi faremo vedere che cos'è. Eh sì. Valleggia, dove sono nato e cresciuto. Abbiamo visto uno vestito di rosso con la maglia di Bartolini. Eccolo lì. Ah, sì. Andiamo a prenderlo, lo prendo in pieno. Eccolo là, quello là, guarda, sicuro. Sì. È il nostro pacco sicuro, quello lì per terra. Pacco ritirato. Ritirato un pacco. E andiamo a ritirare un altro da Filomena, perché mi mancava. No, quello è per Emiliano. Se non c'è uno, c'è l'altro. Ti chiama il tuo amico. Altro pacco ritirato.
sacchetti, le scatole. Tutto il pezzo hai dovuto prendere. Sì, perché perdeva da qua. Era rovinato. Almeno così è un po' più. L'unica domani cosa... offre pranzo Emiliano, con tutto quello che abbiamo speso. L'unica cosa che manca, però vabbè, lo tira via, non passa nada. E... per lo specchietto destro, ma tanto è obbligatorio sinistro. Non è un problema. Va bene. Quindi poi bisogna andare a montare anche questo. Potremmo farlo subito. Andiamo a farlo. Perché subito. Tanto beh, manca solo il caffè. Con pista domani. Caffè comunque non c'è luce, c'è l'urgenza ma non c'è. Sì, c'è. Preferisco vedere la pompa qua che funzioni, che se allora, non c'è andiamo di subito nuovo. Così io preparo il pranzo, cioè intanto fai quello, mangia un po' un boccone. E poi riaccompagniamo Emi, che Emi oggi va allo stadio. Se no portiamolo già a prendere la macchina, perché metti che dovessimo ritardare per qualsiasi cosa. Sono le 11.45, lui è l'una meno... alle 2 meno un quarto. 2 meno un quarto. Oggi va a farsi un viaggio a Milano a vedersi l'Inter. Allo e noi mettiamo a posto la moto. Sti figli, com'è pezzecore, com'è che dicono? Leva del freno arrivata. Ora andiamo a cambiarla. Poi o si modifica per lo specchietto, tanto basta il sinistro. Che semo, eh? La pompa l'ho montata. Ora frenare frena. Devo solo rifare il collegamento dell'interruttore della luce stop, perché quelli originali c'è i fast piccoli. Questo qua ce l'ha più larghi e non ci entrano. Ho provato a allargarli un po', ma niente. Quindi niente, gli rifaccio il cablaggio così funziona anche lo stop, che anche quello prima non funzionava. Andiamo avanti. Allora, io l'ho già provata, è un orologio. Qua c'è il video messaggio che lo può certificare. L'ho provata, è perfetta, l'ho scannata, ci ho fatto di tutto. Prova i freni, senti, se dimmi cosa senti di diverso poi, eh. Vediamo, eh? Guardate che bella, in vendita. 2000 euro, c'è rimasta solo una cosa da fare a sta moto. La frizione, che non ce n'ha più. Vediamo cosa dice quando torna. Però adesso frena. Anche dietro l'hai provato? Sgomma anche. Pranzetto del Gigetto. Io, com'è che diceva? 50 anni fisichetto. 50 anni fisichetto. Il pranzetto del Gigetto. Allora, orecchiette con broccoli e salsiccia. Boh, la faccia è bella, bisogna vedere se è buona. Pranzetto fatto, ora andiamo a Vado, che mi lascia la moto, lo portiamo all'Eurospin dalla macchina, che lo vengono a prendere, non ho capito cosa succede. A vedere l'Inter. Ah, è vero che va allo stadio. Andumma. Allora, arrivate alla base. Ora noi ci facciamo un bel caffettino e poi vi facciamo vedere l'unboxing. Cosa ci sarà lì dentro? Vediamo assieme, lo scopriremo. Però prima, caffettino. Direi che è un po' pesantino. Partiamo con l'unboxing. 13 kg mi sembra che è il peso. C'è scritto qui 13,5 kg. Partiamo col dire. Se qualcuno deve commentare dicendo iniziano a fare i marchettari anche loro, sì, perché siccome YouTube ci paga la miseria, per noi questo è un aiuto che ci hanno dato, è un contributo che aiuta a tutte le ore che Jessica perde a editare i video. Quindi, visto che YouTube soldi ne dà come la miseria, ci hanno offerto di sponsorizzare questo prodotto e lo andiamo a sponsorizzare e ve lo presentiamo. Se qualcuno è interessato, ci sarà il link in descrizione del sito dove acquistarlo, ci sarà uno sconto e quant'altro. L'avete già visto in altri canali sicuramente, o comunque come tutti i prodotti che vengono sponsorizzati, in descrizione ci saranno i vari link per acquistarlo, per avere sconti, quel che sia. Ora lo apriamo e vediamo assieme di cosa si tratta, perché questo è il pacco 2 di 2, l'uno di uno ve lo faccio vedere dopo, che va assieme a questo. Vi dico già di cosa si parla, nel senso che almeno ah, è una scatola dentro una scatola. Ma dai, ma come si fa a fare la scatola? Si può già vedere dalla foto, è una Power Station, è la copia di quella che già avevamo, si può dire. Questa però è la 700, questa è una 1500.
quindi sicuramente avrà più potenza, e con questo piccolo dettaglio che ha più potenza, come chi segue il nostro canale sa, che io quella power station lì la utilizzo quando faccio i lavori sugli altri camper, che mi serve magari il seghetto alternativo flessibile piuttosto che altri utensili, e finora è andata super bene, mi trovo bene, niente da dire. Questo essendo più potente, cosa succederà? Che io potrò permettermi di avere più autonomia e collegare anche attrezzatura molto più potente senza aver problemi. Ora la tiriamo fuori e vediamo. E poi, perché no, d'inverno magari, il giorno che ci troviamo una settimana di tutti i giorni pioggia, ci potrebbe anche chiaro, servire. Un altro kilowatt e mezzo di corrente che abbiamo a disposizione, anche per noi stessi, perché ok che noi abbiamo un super impianto e tutto quello che ci volete dire, siamo super felici. Però abbiamo anche tanto consumo. Però abbiamo tanto consumo e comunque, ribadisco, quando non c'è il sole, non c'è il sole. Quindi avere le batterie magari a X%, c'è nuvolo, c'è pioggia, non carichiamo niente, scendono un po' le batterie, collegherò questa all'impianto e vado a ricaricarle, o fino a 1500 watt posso usufruire di questa. Abbiamo quattro prese a 220 da questo lato. Di qua abbiamo l'input per caricare dalla 220, l'input per caricare dai pannelli solari, e questa è una presa accendi sigari 12 volts. Dall'altra parte tre prese USB, una presa tipo C e due uscite in corrente continua 12 volts. Ora l'accendiamo. Sarà il Bluetooth. Ah, sarà scarica ora? Eh sì, è scarica. Bisogna attaccarla un attimo con la 220. Facciamo vedere intanto cosa ci danno nella custodia qua. Allora, ah, c'è l'alimentatore. Un bel pattaccone. E beh, è chiaro, perché questa qua, essendo più grossa, carica uscita 30 volt 10 ampere. Carica di più della vecchia. È più veloce a caricarla, via. Mette anche meno tempo a caricarsi? Ci mette meno tempo a caricarsi perché c'ha un alimentatore più grosso. Guarda cosa facciamo adesso, così lo facciamo vedere in diretta direttamente. Ho acceso l'inverter della piccola, si è acceso l'alimentatore e andiamo ad alimentarla. Si alimenta la piccola, alimenta la grande. La piccola carica la grande. Ok. E infatti 0,1%. E come possiamo vedere la sta ricaricando. 300 watt in ricarica, 302. Qua ci abbiamo le luci, si accendono, non si accendono ancora perché è a zero. Vabbè, quindi niente, la carichiamo un pochino. La lasciamo qua che si carica un po', ora si scarica l'altra. Poi sicuramente scende il Bluetooth già. Sì. Con il mio telefono sarà la sua applicazione. Cioè, che io ce l'ho già, e possiamo vedere con l'applicazione. Ok, Bluetooth, me ne escono due, mi esce la APS 700 che è la piccolina, e la APS 1500 che è questa qua grande. Noi entriamo in quella grande e ci fa vedere, vabbè, che siamo al 0%, che stanno entrando 280 watt di ricarica a 220. Niente, non possiamo accendere niente perché è ancora al 0%, quindi non possiamo fare niente. Andiamo a vedere l'altra APS 700, clicchiamo su questa qua, così vediamo la piccolina che stato ha. È al 41%, stanno uscendo 295 watt che corrispondono a questi qua. Se noi guardiamo, escono 294, ne escono qua 297, quindi diciamo che è molto preciso il dato, ecco. E ci dice 4,29, 4... ah no, non è, pensavo che era il tempo di che ci mancava per essere pieno, no. Questo è il primo pezzo che ci hanno dato, e il secondo pezzo, che l'ho già tolto dalla scatola per recuperare spazio, ragazzi, perché se no non ci giriamo più in camper, sono i pannelli solari. Questi sono i pannelli solari, sono 200 watt, per la piccola ci avevano dato i pannelli da 120, per questa qua, essendo più grande, ci hanno dati i pannelli da 200. Si belli. Vedono? Sì, belli. Anche questi, come i vecchi, hanno le gambe per metterli inclinati. Qui c'è la sua custodia impermeabile, quindi si può anche tenere sotto l'acqua. Qua ti dicono di no, ma è tutto impermeabile. Dove c'è tutta la cavetteria, io l'ho già, avevo già controllato, e ti danno tutti i vari raccordini. Questo è con le pinze, con i coccodrilli,
Se avete la batteria motore scarica, la attaccate direttamente i pannelli e con i coccodrilli alla batteria motore ve la ricarica. Questo qua è che è attaccato agli MC4 che escono dai pannelli per collegarla alla batteria e ricaricarla. E questo è un altro spinotto sempre per ricaricare da questo spinotto anziché da questo qua. Sono due spinotti per caricare dei pannelli. Questo è il tutto. Ora aspettiamo che si ricarica un pochettino per metterla in uso e farvi vedere un po' come funziona. E nel mentre ancora aspettiamo, andiamo a mettere la roba in lavatrice? Sì, perfetto. A dopo. Allora, siamo andati a vedere la lavanderia che c'è qui a Portovado. Ha fallito. Basta, non esiste più. Quindi ci muoviamo col camper e andiamo in quella di Vado. È un po' scomoda come per il parcheggio. Però c'è lì dietro per quello del caffè, al massimo uniamo l'utile al dilettevole e facciamo tutto. Sì. Ah, oh, lo mettiamo lì dai docks. Quindi. Facciamo prima. Vediamo, dai. Vabbè, ci passiamo davanti se magari capita che trovi un buco, tanto c'è lì dentro. Vediamo, dai, là. Andiamo assieme e ci vediamo. Parcheggiato, andiamo. Delle cialde ancora chiuse. Sì. Andiamo a vedere se c'è posto in lavanderia qua, Vado. Lavanderia lì sotto il porticato, ma manco questa si può usare perché c'ha tre lavatrici, di cui sono due piccole e una grande. La grande, allora, una piccola guasta, l'altra piccola in uso mancavano 7 minuti e la grande la stavano riempendo, doveva ancora partire. Noi penso che una piccola ci bastava per far tutto. Comunque era 12 kg la piccola, mi sembra. Vabbè, comunque, anche quella che mancava 7 minuti che avessimo voluto aspettare, il tizio che stava riempiendo la grande mi ha detto appena si libera la piccola devo già farne una io. Quindi, niente. Alla ricerca della lavanderia. Oggi è la giornata che non bisogna fare la lavatrice. Però abbiamo tutta la roba in giro per il camper, ma mi dà un fastidio avere il camper così in disordine. Ma che bello! 4x4. Su base sprinter, sì, nuovo. Siamo venuti alla Coop del Molo, così prendiamo il detersivo per fare sta benedetta lavatrice. E Jessica gli servono cose da donna. Andiamo alla Coop. Decathlon Molo 844. Andiamo alla Coop alla ricerca dei detersivi. Allora, dispersivi. Qua è roba da pavimento, direi che non ci serve. Dobbiamo guardare di là. Siamo di qua. Di qua siamo passati al cibo, quindi no. Di là. E direi che è di là. Pronto, preso. Cosa per la lavatrice prese, pannolini presi, cassa. Sacchetti, nessun sacchetto, andiamo a risparmio, nessun sacchetto, buoni sconto, no. Necessarie informazioni. No, parente elettrici, ma prestito, altri pagamenti, aspetta, mi dà la moneta. Sopra. E via. Tornate alla base, caffettino time e ripartiamo per la ricerca di sta lavanderia. Tra l'altro c'è un tempo del piffero, è arrivata l'ora che si mette in moto e ce ne andiamo, ragazzi. Basta. Quello che aspettavamo è arrivato, domani concludiamo col fatto del cinesino per il tubetto lì del serbatoio e via. Caffettino preso, ci mettiamo in marcia direzione lavanderia. Ce la faremo oggi a fare la lavatrice o cosa? Non so, avanti e indietro. È la terza? Qua siamo a Zinola, dove siamo già venuti l'altra volta quando avevo montato la telecamera, che avevo fatto cose, no? Cosa dovevo? Sì, la telecamera, ho fatto cose lì della telecamera. Vediamo la scoperta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Piccola e grande in movimento. Mancano 30 minuti al termine, l'abbiamo appena accesa. Ora o torniamo al camper, cosa puoi fare? Devi andare in farmacia. Vediamo se è aperta la farmacia. E poi massimo torniamo dal camper. Dambo. Se è aperta la farmacia. Che è presto. Ok, lavatrici messe, farmacia fatta e torniamo indietro. Perché tanto dobbiamo aspettare mezz'ora. Non c'abbiamo niente da fare qua in zona, quindi
torniamo alla base. È suonata la sveglia, io vado a portare l'asciugatrice e quel telefono, tanto non c'è un internet. È suonata la sveglia, quindi vado a mettere la roba in asciugatrice e ci metto questa pallina che l'ha comprata l'altra volta Jessica, che così profuma un pochettino, ma quando poi la metti nell'asciugatrice fa un profumo, ragazzi, immenso. Vado solo io, così lei sta lì attaccata al computer, tanto poi ci vuole un'altra mezz'ora, quindi non sto lì a aspettare, torno indietro dal camper. Ok, la prima ha finito e l'altra manca un minuto. Iniziamo a mettere questa nell'asciugatrice, buttiamo la pallina. Ora mettiamo anche l'altra. La prima, che erano solo stracci, è asciutta, quindi torno alla base. L'altra mancano ancora 28 minuti, quindi vado e vengo. Almeno non sto qua a annoiarmi, però non è anche il telefono da poter usare, quindi faccio due giri in più. Questa però? E l'altra là. Dobbiamo muoverci perché sta iniziando a piovigginare e sta per suonare l'allarme che è finita la sveglia dell'asciugatrice. Vamos. Asciugatura dei vestiti. Piegatura dei vestiti. Ce l'abbiamo fatta, sistemato tutto. Nel mentre la power station è al 99%. Praticamente si è caricata da 0 a 100 nel tempo di aver fatto la lavatrice, l'asciugatrice e quant'altro. Ottimo, infatti c'è scritto 3 ore mi sembra. E ora andiamo di nuovo dall'Eurospin che ci incamminiamo per andare a prendere le capsule, giusto? Sì, prima che chiuda. Prima che chiude di nuovo, perché è sempre chiuso. Sono... Boh, andiamo. Arrivati probabilmente per l'ultima notte qua. Hai pollato? Sì, ti senti Lara che grida. Questo non è Pippo che no. grida. Andiamo a prendere. Non siamo riusciti poi alla fine a trovarlo. No, perché abbiamo chiesto al tizio che abita lì e ha detto che praticamente rimane quasi in casa il personaggio, non può andare. Sì, non è che si poteva proprio andare. Però peccato, mi faceva piacere vederla. Vederlo. Ah, ora ci incamminiamo verso, vado a prendere le cialde per il caffè. Caffettino preso. Abbiamo trovato anche il nocciolino per Jessica e il pistacchio. Certo, sì, perché mi ha fatto assaggiare Alessandro e Anna l'altra volta il pistacchio ed era veramente buono. Quindi l'avevamo preso... già preso una volta? Sì, allora ho preso un pistacchio e 3 nocciolini. E 200 caffè. Quindi 300 caffè totali più o meno. Un paio di giorni dovremmo andarci avanti. Se no schizziamo. Vabbè, torniamo alla base. Poi basta, questa base qui basta, già stufato. Sì, è un po' troppo tempo che siamo qua. C'ho già l'allergia. Via. È arrivata al 100%. Ora ve la facciamo vedere con qualche test. Il rumore che sentite è l'inverter della piccola, perché ci ha attaccato il computer che si sta caricando. Lei si sta caricando con la 220 e in più sta caricando il computer. Vabbè, giri strani nostri. Ora mettiamo sotto stress questa e vediamo di cosa è capace di fare. Raggiunto il 100%, andiamo a testarla in primis con la macchinetta del caffè. Per chi fa anche campeggio libero, nel senso io con una macchina o un furgoncino, ma ci tiene al caffè o ci tiene apparati che comunque consumano, vediamo di cosa è capace. Allora accendiamo l'inverter, partono le ventole, poi attacchiamo la nostra spina e attacchiamo la nostra macchinetta, che è la lavazza a modo mio, se non ricordo male 1400. Guardiamo cosa dice lì: 800, 1100, 1200, 1300. Sì. Sta scaldando, li lampeggia. Questa è molto veloce, quindi scarica subito la resistenza. Sono già arrivata in temperatura, siamo già scesi a 0 watt. Quindi prova della macchinetta del caffè superata.
Ora facciamo prova del phon. Questo è della Imetec 2100 watt. Lo accendiamo in posizione fredda e accendiamo solo la ventilazione e vediamo come si comporta. 500, scaldiamo l'aria, 1003, al massimo 1006. Ha staccato l'inverter perché lei è 1500 continui e 3000 di picco, quindi ora andiamo a riaccenderla. Ok, lei è 1500 continui e 3000 di picco, quindi ho esagerato a 1006. Direi che anche la phon l'ha provata. Ora, per sicurezza, provo tutte le prese. Direi che il suo lavoro lo fa egregiamente. Calcolando che ho acceso un po' il phon e scaldato la macchinetta del caffè, è scesa di un 1%. Direi che non è male. Abbiamo deciso con Jessica provare anche la piastra induzione portatile. Vediamo fino a quanto si può spingere. Beh, direi che la nostra, se non erro, arriva a 2000 massimo se si mette comunque una padella grande. Quindi penso che se si tenga anche a metà o poco più non ci siano problemi. Io su un camper preferisco sempre fare un impianto come ho io o come tutti quelli che avete visto. Questa la vedo come un'opportunità per chi ha... Sì, ma una Jeep. Una Jeep un po' camperizzata, furgoncino. Il furgoncino tipo van che ci butti dentro un materasso, è un po' tappotti, una cosa lì che vai a farti un fine settimana. Ti posso consigliare questa, te la carichi a casa, capito? Quindi ci sta. Per chi vive in camper o ci fa delle vacanze lunghe o quant'altro, io non la raccomando, preferisco un impianto fatto con pannelli solari, quelli che vedete, come c'ho io, magari più piccoli, non così esagerati grandi, ma impianti normali. Questa, ripeto, la vedo come soluzione alternativa appunto a chi ha una Jeep o quant'altro, va a farsi il fine settimana, c'ha il frigo, va in campagna a farsi il picnic, ha la casa in campagna che non ha la corrente, c'ha il frigo, bene, ti porti questa, l'attacchi, il frigo te lo tiene due giorni senza problemi, capito? Quindi per questi usi la vedo ok. Usi gravosi, secondo me no. Ora io ho acceso il phon, ho acceso la piastra dei secondi, ok, ma bisognerebbe vedere con il tempo come continua la loro durata, ecco. Ora vediamo con l'induzione. Jessica ce l'ha già preparata col pentolino con l'acqua. Andiamo ad accenderla e mettiamo la potenza, ok, 200, mettiamo lì un 1006. Va a 1003, 1005, 1006, sì, la abbassiamo di uno, ecco, ha già staccato. Ok, riaccendiamola, mettiamo un po' più bassa. Facciamo 1400 e 1400 ci sono lì. Che già 1400 comunque ti fa bollire l'acqua senza problemi, eh. L'acqua è già calda, già tiepida, quindi voglio dire. Facciamo un test di quanto ci metta a farla. Vediamo un attimino. Sono le 18:21, riprendo quando la vedo bollire. 18:22 è già bolle in un minuto, quindi anche a 1400 possiamo farci il piatto di pasta senza alcun problema perché lei regge senza problemi. Ho fatto anche un minuto di questo test. La macchinetta del caffè e il phon e siamo al 94%, quindi direi che niente male. Io ripeto, per cose alternative, emergenze, non sono male questi prodotti. Per usi intensivi, nisba, anche perché comunque bisogna ricaricarla. Con i pannelli, se c'è il sole che ti dà 200 watt, si carica in 3-4 ore se non sbaglio, con la 220 in 3 ore, ma ripeto, con la 220 hai un alimentatore che gli dà costantemente la ricarica. Con i pannelli solari bisogna, i 200 watt non li vedete quasi mai se non ad agosto con l'inclinazione perfetta, quindi caricando... Calcolando che si va a ricaricare a un 100 watt, 150 come massimo, ci vorrà anche 6-7 ore per riempirla solo con i pannelli. Quindi dipende quanto poi la usate, dovete calcolare il tempo di ricarica. Ottimo prodotto, lasciamo come ho detto già prima il link in descrizione per chi la vuole acquistare con lo sconto, non c'è nessun problema. Chi vuole può comprare solo la Power Station, chi vuole abbinarla anche ai pannelli può comprare anche i pannelli. E niente, direi che è tutto.